Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzo-distico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo azienda agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. La scorsa settimana i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Gorizia, nell'ambito degli ordinari compiti di presidio del territorio, svolti anche nei pressi dei principali valichi di confine, hanno intercettato due veicoli che svolgevano in maniera del tutto irregolare attività di noleggio con conducente con a bordo ciascuno 6 passeggeri senza alcun rispetto delle norme anti-Covid. I veicoli, immatricolati in Italia, provenivano, come è stato appurato, dalla Croazia, ove i passeggeri si erano sottoposti a visite mediche. Provenienza dimostrata dai passeggeri esibendo ricevute di attestati, pagamenti del viaggio. Le conseguenti verifiche sulla legittimità del servizio di trasporto goduto hanno evidenziato, con la più completa assenza di licenza, autorizzazione e dichiarazione all'Agenzia delle Entrate. L'attività dei militari ha quindi consentito di sanzionare i conducenti responsabili. La violazione del codice della strada, che prevede la sanzione fino a 694 euro e il fermo amministrativo del mezzo, inibendo in tal modo la reiterazione del comportamento illecito. Gli autisti sono stati inoltre multati per la violazione delle disposizioni governative volte a contenere il propagarsi del contagio da Covid-19, con la sanzione amministrativa di 533 euro, in quanto trasportavano un numero di persone superiori a quelle che consentono i protocolli riguardanti i trasporti non in linea. Detta attività della Guardia di Finanza si inserisce nella più ampia missione istituzionale di polizia economica e finanziaria, resa attraverso il controllo economico del territorio, in esito alle analisi di rischio condotta anche localmente, con l'obiettivo di contrastare fenomeni di economia sommersa e abusivismo a tutela della leale concorrenza.